Eccoci ora con una parte di Polifemo dedicata alle battaglie sindacali, a quelle dell'USB. Siamo infatti qui nella splendida cornice del Girasole, Marina di Pulsano, Taranto, per il secondo congresso confederale USB Regione Puglia. Varie le rappresentanze pugliesi per affrontare le varie tematiche che spaziano ampiamente dal pubblico al privato. È una serie di relazioni anche con rappresentanti di livello nazionale. È un congresso che ha un titolo particolare, Riprendiamoci tutto. Ripartire e riprenderci la dignità di cittadini, di lavoratori. È questo il senso. Una serie di interventi che spaziano attraverso tutte le problematiche, dal pubblico al privato. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, come già sottolineato, un titolo ad effetto, potremmo dire, riprendiamoci tutto. Ma tutto cosa e da dove partire? Riprendiamoci tutti i diritti che questi governi che negli ultimi 30 anni continuano imperterriti a scippare ai lavoratori, innescando meccanismi in cui la loro musica preferita è quella di far pagare i danni che loro hanno prodotto ai lavoratori. Vedi il caso Alitalia, vedi il caso Piombino, vedi le centinaia e centinaia di contratti che esistono, vedi la disgregazione del mondo del lavoro, vedi la sofferenza con cui le persone sono costrette a lavorare per potersi garantire un minimo di stipendio. Una Puglia unita intorno all'USB, questo è stato un po' il messaggio, l'immagine che almeno ho colto questa mattina. Beh, posso dire con fierezza che siamo l'unica organizzazione oggi in Italia e quindi anche in Puglia che su tutta una serie di vertenze specifiche appartenenti alle tante diversità che la Puglia ha, noi siamo sempre presenti. Noi siamo sempre presenti per difendere i diritti dei lavoratori, per lanciare un messaggio chiaro. Non si può continuare così. Io prima ho fatto riferimento all'Italia, cioè il messaggio non può essere che diamo le aziende ai privati, i privati poi derubano, creano buchi di miliardi di euro e poi alla fine devono sempre e comunque pagare i lavoratori. Il messaggio deve essere i lavoratori sono un bene, qualcuno lo chiama, prima si chiamava una decina di anni fa la risorsa umana, non le trattative che si facevano nelle aziende, la famosa risorsa umana. I lavoratori sono l'unico vero elemento che può cambiare in meglio i processi produttivi e tutto, quindi sono un bene da valorizzare, da conservare, da tutelare e non sono il bancomat di certi imprenditori e di un certo più prenditori che imprenditori e di un certo modello politico che a noi onestamente non piace. Paolo Leonardi, componente dell'esecutivo nazionale USB. Questi congressi importanti perché affrontano le problematiche del territorio e rendono il sindacato vicino alle problematiche dei lavoratori. Sì, noi stiamo costruendo il congresso partendo dai posti di lavoro, da ogni singolo posto di lavoro, abbiamo fatto quasi 5.000 congressi di posto di lavoro, poi il piano provinciale, quello regionale e quello delle categorie, oggi avviamo il percorso congressuale confederale. È chiaro che i territori per noi hanno una valenza strategica perché è sul territorio che è possibile mantenere un rapporto più stretto con i lavoratori, vivere le contraddizioni del territorio e quindi anche operare sui territori. Però è necessario e indispensabile che tutti si mantenga sempre l'orizzonte del sindacato generale e confederale, quindi non la ridotta di ogni singola regione o di ogni singolo interesse di categoria o di posto di lavoro, ma un piano confederale generale che unisca tutti. Su questo il lavoro è piuttosto intenso, ma la risposta mi sembra assolutamente buona. Pino Pellegrini, componente dell'esecutivo nazionale, nonché rappresentante appunto responsabile della Confederazione USB Puglia. Ho più volte evidenziato in questo nostro speciale la crucialità della scelta di Taranto. Allora, è ovvio che la Puglia tanto rappresenta per la nostra organizzazione, l'USB, una delle regioni più
in cui noi siamo riusciti a sviluppare tantissimo il nostro intervento e a portare avanti il nostro progetto sindacale. E nell'ambito regionale Taranto per noi è stata una scommessa, ci abbiamo puntato anni fa, sia come regionale ma anche come nazionale, e oggi possiamo dire che era una scommessa vinta, perché USB oggi a Taranto e non solo in Puglia è una realtà, è un soggetto assolutamente forte, riconoscibile, visibile, ha una serie di proposte assolutamente importanti e credo che sia diventato un interlocutore indiscutibile con cui le istituzioni, le altre forze politiche e sociali in ogni caso devono fare i conti. Salvatore Caricato, legale rappresentante della Federazione USB Lecce. Ecco, parliamo del congresso di oggi, di questo congresso regionale confederale qui a Taranto, una scelta giusta perché Taranto forse è il fanalino di coda della Puglia. Ecco, parliamo di questa iniziativa, come stanno procedendo i lavori, che taglio è stato dato? Beh, intanto dico sulla scelta di Taranto. Taranto negli ultimi periodi ha attraversato notevoli vicissitudini che tutti quanti noi sappiamo, che riguardano le problematiche dell'ambiente, dell'ILVA e tante altre cose che non mi dilungo a dire ma che sono sicuramente note alle cronaca e ad altro. Il congresso, questo è il secondo congresso confederale della Puglia, siamo la prima regione che fa il congresso confederale, per cui da qui si avvia tutto il processo dei congressi che riguardano la confederazione dell'Unione Sindacale di Base, che rammento è una grossissima realtà in Puglia e che a differenza di 3 anni fa ha visto enormi progressi in termini di sindacalizzazione, in termini di affrontare le problematiche che i lavoratori quotidianamente ormai ci sottopongono, e devo dire anche con enorme successo, perché nel momento in cui un'organizzazione sindacale non va a cercare i lavoratori ma sono i lavoratori a cercare l'organizzazione sindacale, in questo caso cercano l'Unione Sindacale di Base, vuol dire che è un'organizzazione sana, vuol dire che è un'organizzazione che risponde a quelli che sono i propri compiti, a quelli che sono i propri doveri, a quelli che sono esattamente il compito per cui è nata un'organizzazione sindacale, difendere le persone che quotidianamente vengono sfruttate. Antonio Bonanese, rappresentante della Federazione USB di Foggia. Parliamo di pubblico impiego. Pubblico impiego oggi è un settore che, come tutto il mondo del lavoro, è ormai sottoposto ad un attacco che è violento. È un attacco che va avanti da molti anni, in particolare nel pubblico impiego, dove i contratti non vengono firmati da anni, dove c'è una riduzione del potere d'acquisto del lavoratore e c'è ovviamente anche una riduzione sul terreno dei diritti. Ma non è soltanto l'attacco al mondo del lavoro che viene portato oggi avanti con una certa perseveranza da parte degli organi istituzionali, c'è un attacco anche al sistema di welfare sociale in questo paese. Se pensiamo soltanto al sistema sanitario nazionale, che ogni anno i fondi del riparto delle risorse sono sempre di più ridotte, non è possibile assumere personale, i contratti sono fermi, quindi c'è un vero e proprio attacco al sistema sociale che ha riguardato la scuola, ha riguardato il sistema previdenziale e non ultimo il sistema sanitario anche regionale. E andiamo per comparti di competenza produttivi. Tino Ferrulli, per quel che attiene al settore difesa, come stanno le cose? Le cose stanno che noi ci troviamo nel Tarantino, dove i livelli di disoccupazione hanno raggiunto livelli intollerabili. Io mi sto occupando in questo momento della questione annosa che riguarda il ricambio generazionale, in particolare di tutta l'area industriale della difesa, e proprio a Taranto c'è uno dei poli produttivi che è l'arsenale, sul quale è necessario
attivare una politica di ricambio generazionale. Noi non possiamo disperdere tutto quel bagaglio professionale e culturale di queste maestranze che fra 4 anni andranno via, perché hanno raggiunto dei limiti di età molto elevati, si parla addirittura di un'età media intorno ai 56-57 anni, per cui è una buona possibilità per questo governo di sbloccare questo discorso delle assunzioni, riaprendo le ex scuole allievi operai che darebbero modo a costo zero per il governo, costo zero, perché il travaso avverrebbe con le stesse maestranze attualmente in servizio che farebbero formazione a titolo gratuito a questi nuovi ragazzi, dando finalmente un discorso, voglio dire, sotto l'aspetto di quello che è la depressione, diciamo, occupazionale in quest'area, in particolar modo, voglio dire, stressata da tutta una serie di questioni, tra cui quelle ambientali che conosciamo bene. Vito Signorile, componente del coordinamento USB Ministero degli Interni. Beh, anche ci stiamo occupando dei vari comparti, parliamo del suo comparto, quali le difficoltà, quali le battaglie che si stanno affrontando? Le battaglie che si stanno affrontando ovviamente sono quelle legate in maniera più specifica a quella che è la situazione al momento attuale del discorso immigrazione. E quindi questo insieme a tutte delle politiche sul personale che sono state nel mondo del lavoro un po', diciamo, disattese da un certo punto di vista. Abbiamo tenuto ultimamente un incontro con il ministro Minniti il 30 marzo scorso che ha, come dire, abbiamo cercato di mettere a fuoco quanto ci sia bisogno di rigenerare una politica, diciamo, a livello interno, nel senso del personale, di una riorganizzazione da questo punto di vista che possa dare, diciamo, una spinta forte rispetto al mondo del lavoro, diciamo, abbandonato in un certo senso come tematica nel pubblico impiego, che è stata, diciamo, un po' quasi risucchiata, diciamo così, nel contesto del fannullone o quant'altro. È chiaro che questa spinta su una media anagrafica di 54 anni, questa è la media anagrafica purtroppo che è del personale dell'interno, stiamo parlando di 20.000 dipendenti, ha bisogno di una spinta, qualcosa di nuovo, che è quello del ricambio generazionale. Ci sono dei precari, noi stiamo facendo tanto, abbiamo fatto delle manifestazioni e sono state anche delle iniziative sindacali che ci stanno portando risultati, e di questo risultato non ne vogliamo assolutamente discutere, perché sono la spinta giusta per rimuovere soprattutto un ricambio generazionale ma culturale. E tra un intervento e l'altro ce ne andiamo in pubblicità, a tra poco. Luca Puglisi dell'esecutivo nazionale USB Pubblico Impiego. Parliamo di questo rapporto, potremmo dire quasi di questa carta, tra il pubblico impiego e il cittadino, che è il fruitore, certo, del servizio. Ma allora, uno dei temi centrali del congresso che stiamo celebrando anche qui in Puglia è quello di cercare di unire il lavoratore pubblico e il cittadino, proprio esattamente in maniera contraria rispetto a come viene fatto anche mediaticamente, con l'operazione di mettere contro i lavoratori pubblici, no? Individuati, indicati, condannati dall'opinione pubblica in quanto privilegiati e fannulloni, e i cittadini fruitori dei servizi. Noi invece vogliamo esattamente fare un ragionamento opposto e mettere sullo stesso piano, connettendo i punti di vista, il lavoratore pubblico
esaltando la funzione che svolge, quindi non soltanto partendo dal suo posto di lavoro che gli produce un reddito, ma esaltando la funzione che svolge nella società come erogatore di un servizio pubblico e il cittadino che invece è il fruitore del servizio pubblico. Questo credo che sia uno dei temi che serve a scardinare questi meccanismi mentali costruiti ad arte da chi vuole smantellare le funzioni del pubblico impiego e della pubblica amministrazione, perché deve consentire a imprenditori privati di fare shopping anche sul terreno del welfare state, cosa che sta avvenendo, e noi cerchiamo di fare esattamente l'operazione contraria, un'operazione culturale difficile che però ci accingiamo a fare, e in questo congresso lo abbiamo consacrato come uno dei momenti, come uno dei principi fondamentali su cui ripartire. Gianni Palazzo, componente del coordinamento regionale USB comparto sanità. Sanità Service è la battaglia che state affrontando con grande impegno. Facciamo un po' il punto della situazione. C'è un problema di capire bene quale sia attualmente la volontà politica da parte della giunta regionale. Noi ci siamo lasciati lo scorso anno con l'intento, condiviso anche dal Presidente, di mantenere tutti i servizi affidati alle varie sanità service, quindi anche alla sanità service di Taranto. Siamo stati noi e tutti i lavoratori, circa 1000 della Sanità Service di Taranto e gli altri 4000 della Regione Puglia, sconvolti da una notizia apparsa il giorno della festa del lavoro, il 1° maggio, su alcuni organi di stampa che desta molta preoccupazione, in quanto si evince che da qualche parte si stia pensando di stravolgere l'attuale assetto, giuridico delle sanità service. Noi siamo contrari, avevamo chiesto solamente, anzi, di rendere le fondamenta di queste società in house più stabili, cercando di dare una maggiore dignità ai lavoratori, di dare più garanzie dal punto di vista del trattamento economico. Crediamo che questa battaglia la possiamo portare avanti, perché è una battaglia di civiltà, del mondo del lavoro, e siamo convinti di poterlo fare. Abbiamo già programmato uno stato di agitazione da parte di tutti i lavoratori di tutte le sanità service. Attendiamo nelle prossime ore una convocazione da parte del capo dipartimento, dottor Ruscitti, altrimenti, come è già successo in passato, siamo pronti a mobilitare i lavoratori per arrivare fino alla Presidenza. Una delle problematiche, delle tematiche che USB sta affrontando a livello locale e a livello regionale è quello relativo appunto a Sanità Service e tutto il discorso relativo appunto alla internalizzazione. Siamo con Enzo Cortese, dirigente sindacale USB Lecce per Sanità Service. A che punto siamo? Perché le normative sembrerebbero essere dalla vostra parte, però poi nell'attuazione si notano stranezze, figli e figliastri. Diciamo che dal nostro punto di vista sindacale c'è uno stop politico, perché dal punto di vista giuridico noi riteniamo che le sanità service siano al riparo. In questi mesi erano state diffuse delle notizie su alcuni articoli di stampa molto confuse, che hanno destato un po' di preoccupazione tra i lavoratori. Venivano diffuse notizie che delle sentenze del Consiglio di Stato che riguardavano Taranto e Brindisi mettevano in disagio la regione dal punto di vista giuridico della tenuta di queste società. Bene, noi abbiamo detto che quelle sentenze effettivamente sono state superate già dalla non applicabilità, ma non solo, ma dal testo unico che è diventato legge sulle società partecipate. Stiamo parlando della riforma Madia, dove praticamente alcuni articoli di quella riforma dicono che le società in house possono affidare servizi in maniera diretta alle sanità service. Avete avuto dei contatti diretti, dei confronti con le figure apicali, penso ai direttori generali? Guardi, noi siamo molto preoccupati, perché come organizzazione sindacale non solo sugli articoli
articoli, diciamo, che sono stati pubblicati in questi mesi, non c'è stata una smentita ufficiale da parte del governo regionale, ma non solo, c'è un ritardo, perché noi abbiamo fatto una richiesta di incontro al presidente Emiliano per discutere su di un tavolo monotematico, per discutere sulla vicenda delle sanità service. A tutt'oggi quindi non abbiamo avuto nessuna convocazione, quindi questo dato è preoccupante. Oggi da questo congresso sicuramente uscirà la netta volontà di USB di una giornata di mobilitazione o di uno sciopero che riguardi proprio appunto le sanità service. Altra problematica che USB sta affrontando è quella relativa agli appalti delle mense ospedaliere. Se prima l'assegnazione di questi appalti avveniva, diciamo, a livello provinciale, ora invece c'è la volontà da parte della regione di assommare, di fare un appalto unicum, diciamo, a livello regionale. Ne parliamo con Vladimiro Galasso, che è appunto il referente USB. Niente, la problematica è che la Regione Puglia appunto si è pronunciata con un'unica gara a livello regionale, quindi tutti gli appalti delle mense ospedaliere della Regione Puglia dovranno essere gestiti in un'unica soluzione, come capofila Bari. Fino a questo punto chiaramente noi non possiamo opporci a questa volontà politica, anche perché sinceramente non è questo quello che ci preoccupa. A noi preoccupano altri aspetti, in primis l'aspetto che si inizia a parlare di un sistema di passi, il cosiddetto cook and chill, che sarebbe il pasto surgelato, quindi al paziente andremo a dare un pasto surgelato, prima questione. La seconda questione che preme a tutti noi lavoratori è il livello occupazionale, perché loro parlano di mettere fuori le cucine, quindi in alcuni impianti della Regione Puglia le cucine non saranno più gestite all'interno dell'ospedale, ma si paventano dei centri cottura esterni. Facendo questo, la preoccupazione di tutti noi è quella di avere un esubero di personale. Abbiamo avuto garanzie per il momento che i livelli occupazionali non sono garantiti, però la cosa più importante, non ci hanno detto a che condizioni, cioè sì, ci riassumono tutti, ma a che condizioni, a quali ore, dove ci mandano, e questa è la vera problematica, la preoccupazione vera è questa. Affrontiamo anche le problematiche del pubblico e siamo con il dottor Vittorio Scalone, che è appunto il coordinatore di USB per quanto concerne le problematiche, tutta la gestione relativa a Marinarsen. Forse la mia dicitura non è precisa. Senta, dottor Abate, salve, buongiorno, Vittorio Scalone. Dottor Vittorio Scalone, sono della segreteria coordinatore provinciale territoriale Marinarsen Taranto. Ecco, proprio con riferimento a questa che sembra oggi una grande incompiuta, l'arsenale. Ministri, sottosegretari che vanno e che vengono, il famoso piano Brin menzionato a Iosa, a tutt'oggi, rebus sic stantibus, a che punto siamo? Io ho avuto un tavolo tecnico con l'ingegner Barbati, che sarebbe il vice direttore, e con il direttore, che sarebbe momentaneamente il contramiliare Ambriani. Abbiamo affrontato il problema chiaramente del bacino Brin, del tavolo tecnico e di tutte le problematiche particolari. Noi vogliamo soltanto una cosa, oggi come oggi, infatti in un'altra intervista che ha fatto il dottor Abate, che abbiamo avuto nella casa USB, dicevo perfettamente che chiaramente il problema da affrontare è il turnover momentaneamente da scuola e operai, dove dovremmo chiaramente affrontare il problema più che altro della maestranze, che non si sono delle professionalità che momentaneamente noi vogliamo per i nostri figli e per il futuro di tutti i giovani che chiaramente momentaneamente stanno affrontando. Noi il problema principale dell'arsenale è perché sta morendo, perché se noi vediamo l'arsenale da quando sono entrato io, sono 37 anni, anzi vado per i 38 anni che chiaramente vado per il fatto del problema chiaramente di anni di servizio, ho avuto soltanto delle dispiacenze, vedere chiaramente l'arsenale dispiacendo, degradendo man mano. Per quale motivo? Io ho visto chiaramente delle situazioni molto particolari, quindi voglio che chiaramente grazie agli interventi che vengono fatti a livello ministeriale, abbiamo un segretario molto particolare sia a livello regionale che a livello nazionale. Io ringrazio il signor Tino Ferrulli, che lo ringrazio momentaneamente, che lui
ha delle problematiche particolari da poter portare avanti questo turnover e di aprire le scuole operaie, che momentaneamente noi abbiamo il bisogno di far entrare tutti i giovani, i figli nostri e tutti i figli degli altri. Non facciamo distinzioni degli altri, ci stiamo battendo per questo. Grazie dottor Abbate, gentilissimo. La dottoressa Loredana Mezzopane, componente del coordinamento regionale USB Puglia. Parliamo di lei, di sicurezza sul posto di lavoro. Taranto vive una realtà particolare, ma la Puglia non scherza. Tante battaglie e poi nella realtà di tutti i giorni c'è davvero da garantire la sicurezza. Sembra un fatto scontato, ma non lo è, e lo si scopre quando avvengono incidenti anche mortali. Infatti la sicurezza sul lavoro è uno degli elementi che il capitale utilizza per abbattere il costo del lavoro e soprattutto per massimizzare il profitto. La sicurezza sul lavoro ha un costo doppio, un costo in termini di tempo, perché il lavoratore che deve utilizzare i dispositivi di protezione individuale rallenta i suoi movimenti, i dispositivi di protezione individuali quindi sono un ostacolo alla produttività. La sicurezza sul lavoro è anche onerosa, ha un costo, i dispositivi di protezione individuale hanno un loro costo, i corsi di formazione sul lavoro anche. Ecco che nell'ottica di ridurre a discapito dei lavoratori i costi che l'imprenditore, il padrone, il datore di lavoro è tenuto a sostenere, si agisce anche sulla riduzione dei costi sulla sicurezza, con conseguenze che tutti conosciamo. Antonio Lampedecchia, delegato USB Comune di Bari. Parliamo del pubblico, perché poi le problematiche locali, quelle tarantine o quelle di altre province, come dire, sono identiche. Il pubblico è unico, il settore pubblico è unico, con i propri pregi e i propri difetti. Sì, in effetti viviamo ormai un particolare nell'ultimo decennio una situazione che si va via via, diciamo, standardizzando in tutti gli enti locali e che vede una scarsità di risorse a disposizione delle amministrazioni a fronte di una richiesta di servizi giustamente richiesti per soddisfare le esigenze sempre più, diciamo, pressanti che hanno i cittadini. Noi riteniamo che i lavoratori ed i cittadini facciano bene gli uni ad assicurare determinati servizi, gli altri a richiederli, se non che il problema è che l'amministrazione, le varie amministrazioni non danno un buon esempio di serietà e di altrettanta abnegazione, diciamo, nel soddisfare sia gli lavoratori sia i cittadini, perché a fronte dei limiti, dei tetti di spesa che effettivamente ci sono, c'è un utilizzo delle risorse in maniera, diciamo, abbastanza, nonostante tutto, leggera, che scompensa le risorse a favore della dirigenza rispetto a tutto il resto, che non vede però a fronte, diciamo, una capacità di queste figure di adempiere a quelli che sono i loro doveri, per cui si ha una scompensazione fra ciò che viene richiesto e ciò che viene offerto. Bene, una puntata particolarmente ricca di Polifemo. Ci siamo occupati degli aspetti politici e abbiamo concluso con quelli sindacali. Beh, politica e sindacato vanno a braccetto per i diritti dei cittadini e i diritti dei lavoratori. L'appuntamento per Polifemo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del digitale terrestre, Viva la Puglia Channel, e Sky, Viva l'Italia Channel, canale 879. È tutto, alla prossima, Polifemo, l'informazione libera della città.